Buonasera a tutti, intanto ringraziamo il comandante dei vigili Clemente per averci dato la sua disponibilità. Questa vicenda dei vigili al 31 dicembre ha assunto un carattere nazionale, si sono espressi i ministri, è stata quasi posta a fondamento della riforma del pubblico impiego, abbiamo assistito al solito balletto di numeri, quindi volevamo chiedere al dottor Clemente se poteva fornirci la sua posizione ufficiale a riguardo. La notte di Capodanno ci siamo trovati di fronte a una situazione di vera emergenza. A fronte di un servizio pianificato con 905 unità in 2 turni, intorno alle 14 ci siamo visti recapitare numerosissimi certificati per malattia. A quanto ammontava la defezione per malattia e per altri istituti? Complessivamente, a fronte delle 905 unità pianificate, ci siamo trovati di fronte a una defezione di 767 unità. 571 erano per malattia. 63 erano per donazione del sangue, 81 con riferimento alla legge 104, 23 e 29 per altri piccoli istituti di assistenza. L'insieme di queste defezioni ha colpito per l'85% la forza pianificata. Questa cosa ci ha messo in enorme difficoltà. A detta di molte organizzazioni sindacali, sarebbe stato fatto un uso improprio dell'istituto della reperibilità che dovrebbe essere utilizzato per eventi non prevedibili e urgenti. Vogliamo sapere se era così, se vi erano i presupposti per utilizzarlo e con quali modalità e tempistiche è stato utilizzato. Questo corpo aveva correttamente e per tempo pianificato i servizi per festeggiare il Capodanno. Quindi ci apprestavamo a far partire i servizi quando intorno alle 14 ci siamo visti arrivare numerosi certificati di malattia, cioè la gente non affluiva per i servizi. Questa cosa ci ha un attimo allarmato, ma non pensavamo che la cosa assumesse una dimensione tale. Intorno alle 17 ci siamo resi conto che le defezioni erano arrivate a 500 unità. A questo punto, visto che c'era pericolo per le persone e quindi il servizio non avrebbe potuto essere dispiegato nelle condizioni che avevamo pianificato, c'erano tantissime persone per strada, si sarebbero sparati dei fuochi, c'era gente che probabilmente avrebbe guidato in stato di alterazione alcolica. Abbiamo deciso di porre in essere una misura d'emergenza, cioè quella di chiamare la reperibilità, che è uno strumento che il nostro contratto prevede per situazioni, diciamo, di emergenza e non prevedibili. Noi ci siamo trovati di fronte quella sera a dover pianificare un servizio in emergenza, quindi abbiamo chiamato la reperibilità. Questa cosa ha consentito l'afflusso di 146 colleghi che ci hanno aiutato e hanno sostanzialmente salvato il festeggiamento di Capodanno e hanno messo in sicurezza le persone che erano accorse al concertone. Ritiene che questa vicenda sia legata al piano anticorruzione che entrerà a breve in vigore e che è stato criticato da parte di molte organizzazioni sindacali? Se il piano anticorruzione e le rotazioni territoriali siano in qualche modo connesse a questa improvvisa e proditoria iniziativa, questo non lo so, questo lo scopriremo con l'indagine. So però che una cosa che ha molto colpito il corpo, l'ha colpito perché lo scuote nelle sue abitudini, lo scuote nelle sue certezze. Noi abbiamo fatto questa scelta, ci siamo confrontati anche con l'amministrazione, abbiamo deciso sostanzialmente di procedere a una rotazione che non fosse di incarico, ma di rotazione territoriale. Su questo è intervenuto anche il dottor Cantone, che non è stato chiamato in causa da me, ma dalle organizzazioni sindacali. Più volte è intervenuto dicendo che probabilmente questa era diciamo, la scelta migliore. E quindi noi abbiamo provveduto già negli scorsi giorni a dare attuazione al piano. Il piano non si è fermato per questo episodio che è accaduto a Capodanno, ma prosegue. Ritiene di lanciare un messaggio ai tanti vigili che si sono impegnati sul campo e che hanno consentito comunque di effettuare un valido servizio tra San Silvestro e Capodanno? Questi vigili hanno salvato la città. Io ritengo che il loro apporto e la loro, anche nella eventuale differenza di opinioni su questa battaglia di idee che è la rotazione territoriale, loro sono venuti, sono stati chiamati e sono venuti e hanno consentito a tutti noi di passare un Capodanno degno di questo nome.
A loro va tutto il mio ringraziamento e credo di poter dire che anche i cittadini romani la pensano come me su questo argomento.